Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, siamo tornati. Handball Talk, il podcast che parla di pallamano. Io sono Matteo Aldamonte. Subito un saluto al mio compagno di viaggio, Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ciao a tutti, bentrovati. Oggi andiamo in Toscana, andiamo a Siena e soprattutto andiamo a ritrovare uno dei grandi nomi del campionato di Serie A Beretta maschile, un grande rientro nella pallamano italiana. Bentornato a Pablo Marrocchi. Ciao Pablo. Buonasera a tutti. Ciao Marcello, ciao Matteo. Ciao Pablo, ciao. Come stai Pablo innanzitutto? Bene, mi trovo molto bene, sto bene qui a Siena. Bene, fino aspettando un po' di risultati un po' positivi, ma ci stiamo lavorando. Senti, sicuramente devo partire un po' da una domanda personale, no, che ti riguarda. Sì. Tu e da Piran siete stati i due grandi rientri, no? Legati forse anche alla nazionale, no? Siamo abituati a vedervi con la maglia azzurra, quindi poi vedervi tornare in Italia da grandi campionati dall'estero ha fatto sicuramente effetto. Ha influito un po' il periodo di lockdown in questo, l'emergenza, o avevi già deciso o magari ci stavi pensando già da qualche tempo? No, sinceramente è stato non solo per il lockdown, il problema del Covid ha influito sia a livello sportivo che a livello economico fuori. Nel mio caso, nel caso di Rapi in Spagna, ci sono stati dei grandi problemi sportivi e soprattutto economici, e quindi da lì la decisione di tornare. Grazie a Dio Marco Sant'Andrea, ci sentivamo già da prima e mi ha presentato un progetto molto ambizioso, ma nello stesso tempo carino, di tanti anni per creare una società come magari quelle che ci sono fuori all'estero. Mi è piaciuto molto il suo progetto, e da lì abbiamo cominciato a parlare del mio rientro. Gigi, si sono unite probabilmente, nel caso di Pablo come in altri casi, due fattori contingenti, no? da un certo punto di vista all'estero c'è stata una contrazione e questo forse ha fatto sì, no, che le squadre italiane sono diventate più appetibili e forse anche più capaci, no, con più capacità, più potenziale sul mercato. Sì, sicuramente questa è una considerazione validissima, sicuramente una motivazione, e poi perché anche il discorso di riaccogliere persone che il campionato italiano lo conoscono bene, che l'Italia comunque possiamo definirla come la propria seconda casa, no? A parte che parliamo di un giocatore che ha giocato e gioca con la maglia azzurra, quindi è un italiano di adozione, e neanche tanto, perché anzi, voglio dire, Pablo è uno che ce l'ha cucita addosso, è un giocatore che sicuramente ha fatto tanto bene, si è fatto apprezzare e si farà continuare ad amare, ad apprezzare nel futuro. Quindi, come dire, il nostro campionato e la nostra nazione ha riaccolto a braccia aperte quei giocatori che avevano scelto un percorso all'estero. Pablo, 3 partite, 3 punti, una vittoria subito all'esordio, poi queste altre due prestazioni, prima contro Sassari, no, con la sconfitta in casa, e adesso questa partita che avete pareggiato a Trieste. Bilancio, il tuo personalissimo bilancio, ovviamente bilancio è un parolone, sono solo 3 giornate. Sì, sono 3 giornate, però comunque, vabbè, io penso che non ci saranno tante squadre che andranno sia a vincere che a pareggiare a Trieste, a Fassano e a Trieste. Cominciando da lì, a Fassano abbiamo anche, cioè, ci è girata anche bene, abbiamo avuto anche fortuna, a Trieste
sinceramente ci mancavano dei giocatori, Bronzo non ha giocato, quindi abbiamo giocato senza Mancina, io credo che all'ottavo minuto, nono minuto del secondo tempo Nico Casa prende rosso, e quindi facendo il bilancio il giorno dopo un punto ce ne siamo andati, sinceramente ce ne siamo andati con l'amaro in bocca, però un punto a Trieste non è neanche malvagio, quindi la partita contro Sassari non abbiamo giocato per niente bene, quindi sono tre giornate, bisogna lavorare, è una squadra molto molto giovane, che si sta conoscendo, io non li conoscevo a nessuno, io non conoscevo nessuno dei miei compagni di squadra, quindi c'è stato anche il rientro tardivo di Branco per causa Covid, quindi noi siamo una quindicina di giorni in ritardo con rispetto alle altre squadre, quindi questo è il mio bilancio di queste tre giornate più o meno. Da vedere, Gigi, quello che succederà. Sicuramente, come diceva Pablo, un cantiere aperto ancora a Siena, no? Però è una squadra con grande potenziale. Poi manca Gaeta, che hai detto niente. Ecco, appunto. Io voglio dire, questa era una considerazione, diciamo, una delle più macroscopiche che si possano fare. Una squadra che ha sempre lottato sul filo di lana ogni partita e non ha potuto usufruire dei servigi di un giocatore come Felipe Gaeta. Mancino è un giocatore che ha tanti gol nelle mani, è uno che sposta gli equilibri. Signori, insomma, voglio dire, il Siena in questo momento è con le polveri bagnate e nonostante questo sta tenendo botta, risponde presente, ha avuto anche quel piccolo impiccio di Umberto Bronzo, vediamo cosa succederà, insomma, quindi ha avuto problemi sia di roster che di non dico di amalgama, ma il tempo che ci vuole per trovare i giusti automatismi e la giusta quadra, oggettivamente si fa fatica a pensare di avere la bacchetta magica, c'è bisogno di un po' di tempo, però il potenziale, come giustamente ricordavi tu poc'anzi, Matteo, del Siena è assolutamente altissimo. Pablo, che Serie A ti aspetti? È una Serie A che con Gigi nelle precedenti puntate dicevamo ha tante squadre che potenzialmente possono stare in alto, possono stare ai vertici, possono arrivare a vincere. Tra l'altro è un tipo di pallamano che tu conosci perché tu vieni da campionati anche senza playoff, no? Per esempio come la Liga Sobal. Sì, guarda, io ti devo dire che guardando da negli anni precedenti, anche l'anno scorso ne guardavo un po' di partite grazie a questa cosa che la federazione ha messo in atto per vedere le partite con il Eleven Sport, ne guardavo parecchie, mi sono trovato, ti dico la verità, con un livello di campionato, cioè guardarlo è diverso a giocarlo. Quindi sono molto molto contento perché il livello è alto. Quindi voglio dire, pensavi che non fosse così alto a guardare? No, così alto? No, non è, no, ma quest'anno, come magari dice Matteo, cioè, le squadre si sono più o meno equilibrate. Sì, ci sono, non lo so, una 6-8 squadre che magari qualcuna sta un pochino al di sopra di un'altra, però sinceramente per quello che vedo io, per quello che ho visto in queste tre giornate, il livello è lì, l'asticella è alta, il livello è alto, io penso che ci sono 8 squadre che possono lottare di sopra, e 8 squadre che possono lottare per un campionato sono tante, quindi sarà bellissimo, bisogna stare già da adesso concentrati per la formula, chi fa più punti, non ci sono più playoff, quindi da quest'anno è cambiata la musica.
quindi non è che ti puoi risparmiare la metà, la prima metà dell'anno, la seconda metà dici oh, adesso mi metto in modo playoff. No, no, non puoi fare, devi stare concentrato dall'inizio, se inciampi all'inizio ti può costare carissimo alla fine. Assolutamente, sono assolutamente quello che abbiamo sempre detto, Matteo, anche nelle precedenti puntate, un po' facendo un riassunto: ogni punto in questo campionato ha la stessa importanza da settembre a maggio, quindi sono tutti punti con la stessa identica importanza, non ci sono passaggi a vuoto in un campionato che non ha l'appello dei playoff. Stavo dando un'occhiata adesso ai risultati. Sassari ha vinto facile con Fondi più 10. Bolzano e Cassano Magnago continuano a fare da apripista, Gigi. Sì, continuano a fare da apripista il Bolzano e il Cassano. Stanno iniziando come hanno finito. Il Bolzano abbiamo visto, rispetto a quelle che potevano essere le aspettative, fare un po' più di fatica, cioè comunque il Bolzano se le sta lottando, se le sta sudando queste vittorie, però ha questa abitudine a vincere, a soffrire, a lottare, che la sta tenendo comunque in vetta. È un allenatore nuovo, è un progetto nuovo, ci sono nuovi arrivi, quindi anche lì c'è tanto da lavorare, però hanno iniziato con il piede giusto. Come diceva anche Pablo, il livello è alzato, ma tante squadre sono competitive anche in funzione della campagna acquisti, degli spostamenti che sono stati messi in atto, delle energie che le società hanno messo in campo per poter cambiare anche un po' quelle che sono le mappe, cambiare la strada e le case e casacche a giocatori ed allenatori. E questo crea linfa vitale, crea competizione, crea voglia di emergere, voglia di ridimostrare, anche riportare giocatori dello spessore. Adesso c'è Pablo, c'è Dapiran, ma anche lo stesso Gianluca. La notizia è che la terza partita non è andata in doppia cifra, sì. Perché 10-10 ne ha fatti solo 7. Però insomma è un giocatore che ha portato a servizio del Trieste tutta la sua esperienza accumulata in questo percorso all'estero. Questo insomma fa ben sperare. Ieri Casa ne ha fatti 10 e poi è stato espulso, quindi un'altra pegola per il Siena, ad esempio. Pablo, quindi, parliamo di giocatori importanti e di un campionato che sarà sicuramente molto molto avvincente. Pablo, mi dai un parere su Casa? Io ho visto un po' di partita, quella che avete giocato a Trieste, ha fatto 2-3 gol veramente impressionanti. Allora, Nico è un giocatore che c'ha bisogno di molta fiducia, e appena gli dai mezzo grammo di fiducia ti ripaga subito, è una forza della natura, è forte tanto, bisogna lavorarlo perché se non mi sbaglio è un 2001. Sì, è giovanissimo. È grande, ma è una buonissima persona soprattutto, quindi Nico Sassa è un buon giocatore che può diventare un grande giocatore. Bene, poi con un grande centrale è ancora meglio, diciamo, questo lo aggiungo io, dai. Lui sta lavorando, io sto lavorando molto con lui, lui sta lavorando, e il rientro di, io secondo me il rientro di Felipe le farà anche molto bene, perché potrà andare ancora di più e ancora più forte verso il lato destro, come piace a lui, per andare a cercare un incrocio o a fare il tiratore puro. A me piace molto lui, molto molto. È uno che ascolta, è uno che lavora tanto, quindi secondo me potrà arrivare a buoni livelli. Ce ne sono diversi, Gigi, di questi ragazzi così giovani. Matteo, ma infatti basta ricordare quattro nomi della batteria comunque dei terzini: Nikocevic, Casa, Gaeta e Marrocchi. Possono bastarne, cioè voglio dire,
già parliamo di quattro nomi importanti che a pieno ritmo, a pieno regime, allenati ed in corsa, credo che possano far paura a tutti. Indubbiamente. E io, scusa, ma io penso che per esempio Bosidar, Nikolic ancora non sia entrato nelle perché purtroppo sta giocando a destra, quindi sì, non sta dimostrando magari quello che ha dimostrato gli anni scorsi, ma io non ho nessun dubbio di quello che ci può dare, della mano grande che ci può dare. Adesso ci dobbiamo un pochino adattare, perché stiamo giocando tutti e tre un po' fuori ruolo, perché andiamo tutti e tre a destra, tutti e tre siamo a centrale, tutti e tre siamo a terzino sinistro, quindi ma soprattutto lui sta giocando molto a destra, quindi secondo me viene un pochino penalizzato su questa cosa, però in questo momento ci deve dare una mano e dobbiamo per forza accettare di giocare lì per la squadra, per il club, per la società. Indubbiamente. E poi a proposito di bravi ragazzi e di ragazzi che comunque mettono il cuore e l'anima in tutto quello che fanno, lui è uno di quelli che se sbaglia sbaglia per eccesso e sicuramente non per difetto, cioè uno assolutamente, ma io lo voglio sempre nella mia squadra, parole si capisce. Esatto, è uno di quelli che tu resti sempre nello spogliatoio e nel campo, perché poi è un ragazzo bravissimo, è anche uno che scherza molto, quindi ci siamo trovati subito, ma con tutti quanti siamo trovati subito benissimo. Lo spogliatoio nostro è uno spettacolo, è veramente bello, perché sono ragazzi giovani che hanno voglia, tanta voglia, da Pavani, Levan, Passini, uno dello stesso Bronzo, Fuggino, che è un ragazzo che io non conoscevo, che ha le potenzialità, ci sono tanti, Galliano, ci sono tanti ragazzi molto giovani che devono lavorare tantissimo, però con Branco i giovani crescono dritti, quindi vediamo. Volevo parlare di quello che riguarda un po' la maglia azzurra, un po' la nazionale, intanto per chiederti, tu vieni dall'estero, hai fatto tanta esperienza all'estero, ce ne sono sempre di più di ragazzi italiani che scelgono di fare un'esperienza oltre confine, in campionati importanti, l'ultimo in ordine temporale è Savini, che è andato in Asobal, dalla quale provieni tu, e che idea hai in merito su questo? Abbiamo tanti ragazzi, no? Tra Francia, Spagna, ma non solo, c'è Ebner per esempio che non ha mai giocato in Italia, però è il portiere della nazionale. Che idea hai su questo? Allora, come voi sapete, io non sono nato in Italia, grazie a mia madre ho avuto il passaporto, no? Io con 18 anni sono partito da casa, quindi ed è stato quello cioè il giocatore che sono oggi, perché sono partito con 18 anni da casa. Sono andato in Brasile, sono venuto in Italia, ho girato un po' l'Europa. Io consiglio, Pablo Marroc consiglia di farti un'esperienza a questi ragazzi. Al massimo, se non va bene, si torna a casa. Cioè, io penso che il livello di questi ragazzi qua è alto. Quindi a me vi viene oggi da parlare di Nico Casa, che lo vedo tutti i giorni, potrebbe giocare in qualsiasi squadra, allenato, cioè, messo in certe condizioni, fuori, avrebbe spazio in Asobal, avrebbe spazio in una Pro League, in un centro di formazione leader stabile. Io consiglio di provare perché la pallamano in Spagna, in Francia, è un'esperienza che si deve fare. Io consiglio ad andare se hanno la possibilità, di andare perché è un altro mondo. E io invece, il mio auspicio è che tutte le persone come te, che hanno provato e hanno vissuto e sono cresciute e si sono formate anche all'estero,
possano portare al servizio della pallamano italiana tutto questo bagaglio e magari grazie a voi che si possa ricucire lo strappo e il distacco che c'è, che è innegabile, rispetto alle nazioni che hai poc'anzi ricordato, no? Quello certo. Che può essere una pallamano francese, una pallamano spagnola, una pallamano tedesca. Quindi insomma, è anche grazie a voi, ai vostri consigli, alle vostre idee, alla vostra abnegazione, al vostro esempio, al vostro contributo, che secondo me si può andare più veloci, si può correre di più per cercare di ricucire il gap, di ricucire lo strappo. Sì, soprattutto perché la qualità c'è, una persona che crede, testimonia questa cosa, che dice guardate che qui ci sono ragazzi che potrebbero giocare ovunque, quindi se no le squadre come Nantes, le squadre come Montpellier, le squadre certo. No, come Guadalajara o non vengono, cioè, se non c'è la qualità non vengono a pescare in Italia. Certo. Allora se c'è è perché si stanno facendo delle belle, i ragazzi stanno facendo delle buone cose, però questi qua ti formano, capito? Ti formano a livello tecnico, a livello tattico, a livello psicologico, oggi, di mentalità. Io parlo di per esempio dei Mengon, no? Hanno fatto il centro formazione a Montpellier, se non mi sbaglio 2 o 3 anni, e oggi uno sta in leader con Cesson e l'altro sta dentro lì con Villiers, e avranno i suoi minuti, capito? Non vuol dire che se fai il centro formazione con Montpellier devi giocare con Montpellier, e se non giochi per Montpellier non sei nessuno. No, non esiste. Tutti i giocatori formati in un centro formazione di alto livello avranno un'opportunità in prima, in seconda divisione, e possono essere dei protestanti, certo. E questo è tanta roba, però bisogna fare dei sacrifici. Io ne ho fatti sacrifici, e oggi mi trovo in una situazione che dico grazie a quei sacrifici io ho fatto la mia carriera, capito? È questo che bisogna, a volte bisogna stringere i denti e lavorare tanto. Toglierei a volte, io direi sempre. No, sempre. Sì, sicuramente. sempre bisogna stringere i denti. Andiamo spediti, sempre Italia, Pablo. Italia, Norvegia, Lettonia, Bielorussia. Qualificazioni Euro 2022. Difficilissimo. 7 contro 7. Cioè, giochiamocela. La cosa più bella di giocare queste partite, che magari ti troverai in un sacco sei davanti e di realizzare tante di quelle mazzate che dice l'Italia c'è. No, ma alla fine abbiamo una percentuale di possibilità di passare, allora prendiamola, no? Cioè abbiamo la possibilità di contro la Bielorussia un 10%, la vogliamo su quei 10%, sto dicendo 10% come esempio, non è che certo, sì. Non stai dando andiamo, crediamo nel nostro lavoro, crediamo in quello che abbiamo fatto fino adesso. È difficile, è super difficile, per l'Italia è sempre difficile, non c'è niente di facile, però le partite più belle andrai a giocare magari contro quello che gioca nel Paris Saint-Germain o contro quello che gioca nel Kiel, per un giocatore quelle sono soddisfazioni, però non solo guardarli dal basso verso l'alto, no, li devi guardare negli occhi e li devi prendere le mazzate e dare delle mazzate, purtroppo è così. Devi andare con l'intenzione che, o almeno con l'idea che puoi fare una cosa bella, non solo per te giocando bene, se no per la pallamano. Quindi andiamo senza paura a giocare tutte le partite a tu per tu, a giocare tutte le partite, cioè convinti delle nostre capacità.
perché le capacità le abbiamo, e quello che ci manca, quello che ti stavo dicendo prima, bisogna credere di più nelle nostre capacità, perché no, perché sei italiano non sei buono, no, cioè, molti fuori, mi aggancio al discorso di Gigi prima, molti dicono: cavolo, ma voi avete tanti buoni giocatori, in nazionale giocate anche bene, però non credete a quello che avete. Io parlo con tanti allenatori, che francesi soprattutto, che mi dicono: ma voi avete una grandissima squadra, allenata bene, correte tanto, difendete bene, sai che cosa vi manca? Credere in voi stessi. E io sono d'accordo, ci manca credere un pochino in noi stessi, e secondo me si possono fare delle bellissime cose. Gigi. Sì, ma sono parole assolutamente sacrosante. Questo è un processo di formazione e di crescita obbligatorio per poter raccogliere i frutti meritati, perché il lavoro paga, il lavoro ce n'è tanto, e secondo me siamo un po' in credito, se vogliamo, no? Cioè, voglio dire, dobbiamo e possiamo raccogliere di più perché ce lo meritiamo e perché lo possiamo fare. Quindi questa consapevolezza, aumentare quello che diceva Pablo prima, aumentare la consapevolezza può voler dire essere più sicuri, più spavaldi, più pronti a misurarsi e, perché no, a riuscire nel difficile compito di portare a casa dei risultati importanti, perché si ha un atteggiamento propositivo, ma sin dall'inizio, non remissivo, voglioso, ma sinceramente pronto e pronto a misurarsi, ad arbitrario, quantomeno a provare di farlo senza nessun tipo di timore reverenziale. Estroso e brioso come in campo, così è anche al microfono. Siamo giunti alla conclusione, direi, e ringrazierei Pablo Marrocchi per una puntata davvero frizzante. Grazie Pablo per aver accettato il nostro invito. Prego, è stato un piacere. Grazie. Ciao, Pablo, Gigi. Un abbraccio. A presto. Ciao, un abbraccio Gigi, un abbraccio Matteo. Ciao, a presto. Ciao Pablo. Grazie Gigi, ciao. Grazie anche a te naturalmente, ma con te ormai andiamo col pilota automatico come sempre. Sì, sì. Benissimo, è sempre un piacere condividere tempo e parole per la pallamano. E noi naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi, per aver ascoltato Handball Talk. Ci trovate su Spotify, ci trovate su Facebook, ci trovate su YouTube, siamo un po' dappertutto. Buona pallamano a tutti, alla prossima. Il tiro è un gol pazzesco, sulla rete, incredibile, Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco, è finita così, è finita, non c'è fallo, è finita.